e mie sorelle, questa santa celebrazione eucaristica è una bellissima occasione questa che ci vede tutti riuniti per ascoltare dopo la Santa Messa la testimonianza di Suor Emmanuel da Medjugorje. Ma colei che ci chiama qui a curarci in realtà è la bella Vergine Maria, la Madre di Dio, la Madre nostra, il cuore immacolato di Maria, la regina della pace, e lei che ci chiama a radunarci come figli di Dio e come suoi figli. E qual è il compito di Maria? Abbracciarci e poi condurci al cuore di Cristo, suo figlio. E noi questa sera nell'Eucaristia incontreremo il cuore divino di Gesù, sacrificato, squarciato, donato per noi. Ogni volta che noi celebriamo la Santa Messa, riviviamo tutto il mistero della vita, della passione, della morte e della risurrezione del Signore. Allora chiediamo a Maria di aprire questa sera i nostri cuori in un momento di preghiera profonda, affinché riusciamo a far entrare Gesù veramente in comunione con il nostro spirito. E così corroborando la sua presenza, possiamo uscire da questa chiesa rafforzati dallo Spirito Santo per testimoniare il Vangelo nelle nostre famiglie, nelle nostre società, dovunque noi andiamo. Per partecipare attivamente ai santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio. Dio onnipotente e misericordioso, concedi ai tuoi fedeli di essere intimamente purificati dall'impegno penitenziale della Quaresima per giungere con spirito nuovo alle prossime feste di Pasqua. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Thank you.
Dal libro della Genesi. Israele amava Giuseppe più di tutti i suoi figli, perché aveva il figlio avuto in vecchiaia e gli aveva fatto una tunica con maniche lunghe. I suoi fratelli, vedendo che il loro padre amava lui più di tutti i suoi figli, lo odiavano e non riuscivano a parlare amichevolmente. I suoi fratelli erano andati a pascolare il gregge del loro padre a Sichem. Israele disse a Giuseppe: sai che i tuoi fratelli sono al pascolo a Sichem? Vieni, ti voglio mandare da loro. Allora Giuseppe ripartì in cerca dei suoi fratelli e li trovò a Dotan. Essi lo videro da lontano e prima che giungesse vicino a loro complottarono contro di lui per farlo morire. Si dissero l'un l'altro: eccolo, è arrivato il Signore dei sogni, orso, uccidiamolo e gettiamolo in una cisterna. Poi diremo: una bestia feroce l'ha divorato. Così vedremo che ne sarà dei suoi sogni. Ma Ruben sentì e, volendo salvarlo dalle loro mani, disse: non togliamogli la vita. Poi disse loro: non spargete il sangue, gettatelo in questa cisterna che è nel deserto, ma non colpitelo con la vostra mano. Egli intendeva salvarlo dalle loro mani e ricondurlo al suo padre. Quando Giuseppe fu arrivato presso i suoi fratelli, essi lo spogliarono della sua tunica, quella tunica con le maniche lunghe che egli indossava. Lo afferrarono e lo gettarono nella cisterna. Era una cisterna vuota, senza acqua. Poi sedettero per prendere cibo, quando ecco, alzando gli occhi, videro arrivare una carovana di ismaeliti provenienti da Gala, con i cammelli carichi di resina, balsamo e laudano, che andavano a portare in Egitto. Allora Giosuè disse ai fratelli: che guadagno c'è a uccidere il nostro fratello e a coprire il suo sangue? Su, vendiamolo agli ismaeliti e la nostra mano non sia contro di lui, perché è nostro fratello e nostra carne. I suoi fratelli gli diedero ascolto. Passarono alcuni mercanti medianiti, essi tirarono su ed estrassero Giuseppe dalla cisterna e per 20 sicli d'argento vendettero Giuseppe agli ismaeliti. Così Giuseppe fu condotto in Egitto. Parola di Dio. Ricordiamo, Signore, le tue meraviglie. Il Signore chiamò la carestia su questa e su quella terra, togliendo il sostegno dei padri. Davanti a loro mandò un uomo, Giuseppe, venduto come schiavo.
Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il corchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi e i contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonava, un altro lo ucciso, un altro lo lapidava. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è la rete, su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? Gli risposero: quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini e gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo? Questo è fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produrrà i frutti. Udite queste parabole, i capi dei sacerdoti e i farisei capivano che parlava di loro. Cercavano di catturarlo, ma ebbero paura della folla, perché lo considerava un profeta. Parola del Signore. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre. Carissimi fratelli e sorelle, come dicevo all'inizio, noi siamo qui perché la Madre di Dio ci ha convocato. La Madonna, come messaggera del Padre, come madre del Figlio di Dio, ha una grande premura per l'intera Chiesa e per tutta l'umanità. Lei ci ama e ci ama di un amore che non ha limiti, perché nel suo cuore immacolato regna lo stesso amore di Dio. Tant'è che a Medjugorje ha detto più volte: se sapeste quanto vi amo, piangereste di gioia. Se sapeste quanto vi amo, piangereste di gioia. Però dobbiamo dire che se noi piangeremo di gioia nel conoscere l'amore del cuore immacolato di Maria, e chissà quali lacrime verseremo se conoscessimo l'amore del cuore di Cristo sacrificato per noi e in lui l'amore del Padre Celeste.
quali lacrime sta versando nel nostro tempo la Madre di Dio nel vedere che al contrario molti non la amano, moltissimi non la seguono, tantissimi stanno perdendo la fede. Ed è per questo che Maria viene in modo particolare a Medjugorje, ma anche ad Anguera e in altre parti del mondo, nel nostro tempo, per richiamare alla conversione. Il primo annuncio che Gesù farà nel Vangelo sarà questo: convertitevi e credete nel Vangelo. Noi siamo in tempo di Quaresima, e nel tempo della Quaresima la conversione è la parola centrale, insieme alla penitenza. La Quaresima è un tempo in cui noi dobbiamo rinnovare la nostra vita spirituale, dobbiamo lasciarci rigenerare dalla misericordia di Dio, dobbiamo attingere a piene mani dal cuore di Cristo, dei sacramenti che il Signore ci ha lasciato, e così rigenerati attraverso il sacramento della confessione, nutriti, corroborati e rafforzati dal sacramento dell'Eucaristia, affrontare, come dice l'Apostolo Paolo, il buon combattimento della fede, perché di questo si tratta, di un combattimento. E contro chi dobbiamo combattere? Quali armi dobbiamo usare? Dobbiamo indossare una divisa, dobbiamo imbracciare un fucile, dobbiamo entrare in un campo di battaglia? No, è un combattimento spirituale, un combattimento contro lo spirito del male, contro il principe delle tenebre. Così come ci dice la scrittura e come la Roma ci dice continuamente, questo è il tempo di Satana. Siamo proprio nell'occhio del ciclone. Ecco perché la Madre di Dio scende in campo e appare nel mondo. Perché senza il suo aiuto non saremmo capaci di resistere. Come Satana agisce e agisce realmente, così la Madre di Dio agisce realmente. Come fin dall'origine della creazione, Dio disse: tu le insidierai in calcagno, lei ti schiaccerà la testa. E come nel libro dell'Apocalisse si vede il grande segno nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, sul suo capo la corona di stelle. E poi appare l'altro segno, un enorme drago rosso con 7 teste e 10 corna, che si vuole avventare contro la donna e il bambino che lei partorisce. Così ancora oggi questo combattimento che è dalle origini si apre. E chi è questo bambino che Satana vuole divorare? Ciascuno di noi. E come poter combattere contro questo enorme drago rosso con 7 teste e 10 corna, che solo vederlo saremmo terrorizzati? Ecco l'arma. Maria ci lascia. Abbiamo combattuto prima il Santo Rosario. La Madonna ha detto tantissime volte: con il Rosario potete ottenere i miracoli, potete vincere qualunque battaglia, potete convertire i cuori. E quanti santi con questa semplicissima arma e lancia dardi infuocati verso il cielo per toccare il cuore divino di Cristo e il cuore immacolato di Maria. Quanti santi hanno ottenuto meraviglie, e qui alla nostra sinistra, alla mia sinistra, c'è il corpo di San Leonardo Muriano. Chissà quante volte questo santo ha pregato con fervore il Santo Rosario. Perché noi con il Rosario non otteniamo grazia? Non vediamo miracoli? Non ci sono conversioni? Perché? Dice San Giacomo: voi chiedete e non ottenete perché chiedete male. Pregate e non sapete pregare. Questo è il problema.
perché se noi sapessimo pregare avremmo già convertito il mondo, perché preghiamo senza fervore, senza contemplazione, senza purezza di cuore, senza rettitudine di intenzione, senza amore. La Madonna dice: quando pregate, pregate con il cuore, cioè pregate con amore. Una sola Ave Maria potrebbe ottenere un miracolo. E i santi dicono che ogni volta che si recita l'Ave Maria è come se noi dessimo un colpo di martello in testa alla santa. E il demonio ha paura, ha terrore del Santo Rosario. San Pio da Pietrelcina aveva quest'arma sempre nelle mani. Ma chi gli chiedeva: padre, ma perché tanti rosari? Rispondeva: voglio, o spari tu o spari quell'altro. Quindi dobbiamo sparare noi con quest'arma. E qui a Torino ne avete grande bisogno, io posso garantire. Abbiamo ascoltato due racconti drammatici, spero di non essere troppo prolungato, nella scrittura. La prima è il racconto dei fratelli che sono invidiosi di Giuseppe, figlio di Israele, perché Giuseppe ha il carisma dei sogni. Nei sogni Dio gli rivela alcune cose. E in modo particolare sono invidiosi e lo odiano per un sogno che Giuseppe fa. Vede in un campo un covone di grano e gli altri covoni che si inchinano a questo covone. I fratelli capirono che il covone che rimaneva dritto era Giuseppe e che loro erano i covoni che si dovevano inchinare a lui. Dice: ma chi si crede di essere? Per invidia decidono di ucciderlo. Poi uno di loro li convince a venderlo. Nella vicenda di Giuseppe noi vediamo prefigurata la vicenda di Cristo, tant'è che Giuseppe viene venduto per 30 monete d'argento ai madianiti. Però Dio si serve di questo evento drammatico, cioè dell'invidia dei fratelli, guardate la divina misericordia e sapienza di Dio, di Giuseppe venduto e poi incarcerato in Egitto, per far sì che quando Giuseppe viene liberato e viene onorato diventando un principe di Egitto, in tempo di carestia i suoi fratelli vanno proprio da Giuseppe a chiedere gli sia venduto un po' di grano. E quando Giuseppe si fa riconoscere, ed essere rimangono terrorizzati pensando che lui adesso si vendicherà dei suoi fratelli, lui al contrario dice: io sono vostro fratello Giuseppe, non abbiate paura, mio padre sta bene. Dio si è servito di questo affinché io oggi vi potessi aiutare. Pensate che sentimenti nobili che c'erano nel cuore di Giuseppe. Loro lo volevano uccidere e lui al contrario, quando li incontra, li salva dalla fame e poi fa venire suo padre, Israele, tutti i fratelli con tutte le loro famiglie in Egitto. E poi sappiamo la storia di come crescerà il popolo di Israele in Egitto e alla fine avranno paura gli egiziani, lo renderanno schiavo e poi Dio manderà Mosè e liberà il popolo dall'Egitto. L'altra storia drammatica è la parabola di Gesù, la parabola dei figlioli omicidi. Adesso nella liturgia bizantina, quando si legge il Vangelo, si dice: attenti, sapienza, state attenti. Noi ci troviamo in un tempo molto difficile. Nel passato
Il popolo di Israele ha rifiutato Dio varie volte. E Dio, quando il popolo ha subito la punizione, si è pentito dei suoi peccati e ha chiesto di nuovo aiuto a Dio, il Signore lo ha perdonato e di nuovo lo ha fatto diventare numeroso più di prima, perché Dio è grande e misericordioso nell'amore, lento a dire. Ma all'apice di questo cammino di Israele, che giungerà alla rivelazione massima di Dio al suo popolo, non più un profeta, non più un santo, un giusto, all'apice della rivelazione di Dio, quando il Padre Celeste manderà il Figlio di Dio, che cosa succederà? Israele saprà accogliere il suo Dio che viene nel mondo, che prende la sua natura umana e parla con la sua lingua, che compie i prodigi che ha promesso fin dall'antichità? No, si compirà il mistero dell'iniquità. I vignaioli dicono, dopo aver bastonato servi mandati dal padrone della vigna e alcuni averli uccisi, nel momento in cui vedono il figlio, ecco, questi è l'erede, uccidiamolo, così ci prenderemo noi la vigna e godremo noi i frutti di questa vigna, affinché noi possiamo diventare i proprietari della vigna e cacciare via completamente il padrone della vigna. E così fanno. Il figlio del padrone della vigna va dai vignaioli, lo prendono, lo cacciano fuori della vigna e lo uccidono. E Gesù dice: non avete udito che fu scritto? La pietra scartata dai costruttori è diventata testata d'angolo, e questa è una meraviglia ai nostri occhi. Come Giuseppe, nella sapienza donata da Dio, riesce a comprendere che quello che gli è accaduto doveva servire per salvare il popolo di Dio e non per distruggerlo, e quindi chiama i suoi fratelli e il padre in Egitto e li diventano prosperi. Così Gesù ci dice che con la sua morte Dio farà una grande misericordia non più al popolo di Israele, ma all'intera umanità. Dal costato squarciato di Cristo sulla croce si riverserà la sovrabbondanza della divina misericordia sul mondo intero per rigenerare e corroborare le acque, per spalancare le porte del paradiso, per distruggere il potere di Satana, per dare gloria al Padre Celeste fino alla fine del mondo e per l'eternità. E questo è l'aspetto straordinario, divino, onnipotente di Dio, che riesce a cambiare la cosa più spaventosa che sia mai accaduta nel mondo e che mai potrà accadere nel mondo, che è l'uccisione di Dio stesso nella salvezza, o almeno nella possibilità di salvezza per l'intera umanità. Ed ecco perché noi siamo qui, perché sentiamo che Dio ci ha amato fino a sacrificare se stesso, e perché sappiamo che questo sacrificio rimane. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, dice Cristo Gesù. Nell'Eucaristia ci sarà il Figlio di Dio, realmente presente in corpo, sangue, anima e divinità. Pane vivo di vita eterna e calice dell'eterna salvezza. Perché
perché non a prezzo d'oro e di argento siete stati salvati, comprati di Gesù Pietro, ma con il sangue prezioso di Cristo. E questa è la cosa più straordinaria. E adesso vado là al pastretto. E cosa farà il Signore ai vignaioli omicidi? Cosa farà a coloro che gli hanno ucciso il figlio e che hanno pensato di potersi appropriare della vigna, che nel passato era l'antico Israele, il Tempio di Gerusalemme, la religione ebraica, la parola di Dio? Cosa farà l'Onnipotente, a cui nessuno può opporre resistenza, perché è il creatore dell'universo? Caccerà fuori della vigna quei maledetti e li farà uccidere e perire miseramente. Questo è il Vangelo. Perché, dice il Signore, coloro che si metteranno contro questa pietra che è diventata testata d'acqua saranno da questa stessa pietra sfracellati. E chi scandalizza uno di questi piccoli che credono, è meglio per lui che si metta una macina d'acido al collo e si getti nel mare. Parola di Cristo. Come si fa a buttare fuori Dio? Non è difficile, sapete, perché Dio, e concludo adesso, si è messo nelle nostre mani. Io sono sacerdote di Gesù Cristo. Tutti i giorni le mie mani consacrate toccano il Signore, tutti i santi giorni. Nelle mie mani si mette il Figlio di Dio, il Creatore dell'universo, il Salvatore dell'intera umanità, si mette nelle mani di una sua povera creatura, piccola, povera, limitata, così come siamo tutti noi. E io posso fare dell'Onnipotente ciò che voglio. Lo richiamo dal cielo a venire sull'altare, così come tutti i miei confratelli. E dopo che è venuto sull'altare, io posso fare quello che voglio. Se volessi, lo potrei anche manifestare. E lui non mi opporrebbe nessuna resistenza, si farebbe calpestare, così come ha fatto Michele Giacolano, patriarca di Costantinopoli, se non erro, nel 1054, per dimostrare che nel pane azimo utilizzato dai cattolici d'Occidente non c'è la presenza di Gesù. Ha preso il Santissimo Sacramento e l'ha messo sotto il piede. Lui che diceva di servire Cristo lo ha dissacrato sotto il suo piede. E a voi sembra che questo avviene una volta nella storia. Posso garantire che tutti i giorni Gesù viene messo sotto i piedi, proprio dai suoi ministri. Perché quando noi non diamo nessuna attenzione al Santissimo Sacramento dell'Eucaristia e lo distribuiamo in modo indiscriminato e non facciamo attenzione alle particole che rimangono sulla bandiera, ho visto una volta un diavolo, e c'è un diavolo, spero che non sia della stessa mentalità di quello che ho visto io, ha preso il piattino pieno di particole e ha fatto così. Ho visto dei fedeli che avendo dei pezzetti di particole sulla mano hanno fatto così. Ho visto sacerdoti trattare l'Eucaristia come se fosse un pezzo di pane qualunque. E ho visto dei laici voler mettere il Santissimo Sacramento, centinaia di ossa rimaste dentro una busta di plastica, come se fossero andati a fare la spesa. Voi pensate che succede soltanto una volta nella storia? Il sacrilegio dell'Eucaristia tutti i giorni.
l'altro grandissimo sacrilegio, i due grandi sacrilegi che oggi ci sono in mezzo a noi, quello eucaristico e quello della parola di Dio. La parola di Dio che viene profanata con interpretazioni false, menzognere. Gesù dice una cosa nel Vangelo e il ministro ne predica un'altra. Viene cambiata la parola di Dio. Sapete come viene definito questo peccato nella tradizione cattolica? Un peccato contro lo Spirito Santo che grida vendetta al cospetto di Dio, impugnare la verità rivelata. Ma com'è possibile che un servo, qualunque grado abbia nella Chiesa, possa mettersi sopra il padrone e dire quello che il padrone non ha detto? Cambiare le parole della bocca del padrone e invece di essere servo come i vignaioli vicini e di consegnare i frutti al padrone, si appropria dei frutti che il padrone gli ha dato e li cambia a suo piacere e li strumentalizza per il suo fine personale. È spaventoso questo. Chi compie questi peccati deve sapere che si presenterà un giorno al giudizio dell'Onnipotente e non sarà più quel Gesù debole che si mette nelle nostre mani, che si lascia spezzare, non sarà più quello spirito di vita che dovrebbe aleggiare la parola di Dio, che se vogliamo lo doniamo, se non lo copiamo, non sarà più il suo corpo flagellato, inchiodata la croce e squarciata, ma sarà il Dio giusto, il Dio santo, il Dio vivo, il Dio vero, il Dio onnipotente. E al suo giudizio nessuno potrà controbattere. Venite a me, benedetti dal Padre mio. Ricevete il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo, perché mi avete riconosciuto e mi avete servito. Via, maledetti nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché non mi avete riconosciuto e non mi avete servito, ma mi avete ucciso prima nei vostri cuori e poi nei cuori di tutti quelli che avete. Questo è il giudizio finale. La Madonna, Madre di Misericordia, Regina della Pace, Signora dei cuori afflitti, Vergine addolorata, Mediatrice di tutte le grazie, Corredentrice dell'umanità, interceda per noi, interceda per la Chiesa di Cristo, interceda per l'intera umanità, affinché i nostri cuori tutti possano convertirsi e accogliere Gesù così come il Cristo vuole essere accolto, con amore, con devozione, con spirito di servizio, per un giorno goderlo eternamente in paradiso. Amen.
misericordia, oh Dio, ci prepari a celebrare i santi misteri e a viverli con la fede e con le opere, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con noi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore e Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Con il digiuno quaresimale, tu vinci le nostre passioni, elevi lo spirito, infondi la forza e doni il premio per Cristo, Signore nostro. Per questo mistero si addietano gli angeli, e per l'eternità adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lui. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese le grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue. Eterna alleanza.
Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, il pane della vita e il calice della salvezza, per averci unisse la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo. Thank you.
dia pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo, e ti domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo, e ti domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano. Il pegno dell'eterna salvezza che abbiamo ricevuto in questi sacramenti, scegliuto il Signore, a progredire nel cammino verso di te, per giungere al possesso dei beni eterni, per Cristo nostro Signore. Un ringraziamento sentito dal parroco Franco che ci ha accolto questa sera per questa celebrazione, per questo incontro con Sorella Madre. Ringraziamento a Sorella Emanuele che è venuta da Meggiori a noi facendo tutti questi chilometri per donarci la sua testimonianza. Ringraziamento ai fratelli e Diego con il quale abbiamo celebrato. Ringraziamento anche a tutti voi che siete qui presenti. Ma il nostro grande grazie, quello più grande, più forte che ho sentito, alla Beata Vergine Maria che ci ha perdonati e al nostro Signore Gesù Cristo, vivo e vero, che è in mezzo a noi per consolarci, per guidarci e per aprirci, non vi lascio solo. Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Il Signore sia con voi. E con i tuoi figli. Inchinatevi per la benedizione. Dio Padre misericordioso, conceda a tutti noi come il figlio al prodigo la gioia del ritorno nella sua casa. Cristo, modello di preghiera e di vita, ti guidi nel cammino della Quaresima all'autentica conversione del cuore. Lo spirito di sapienza e di fortezza vi sostenga nella lotta contro il maligno, perché possiate celebrare con Cristo la vittoria pasquale. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La gioia del Signore sia la vostra forza, benediciamo il Signore.